I nostri involtini avranno un ripieno che ora preparo. Questi sono 60 g di un panino all'olio che ormai si è fatto un po' vecchio. Potete utilizzare del pane che avete in casa. Lo spezzetto all'interno di un mixer e all'interno aggiungo un 10-12 olive che ho fatto a pezzetti, 3 pomodori secchi, anche questi spezzettati, un pizzico di sale, dell'origano e un po' di rosmarino e frullo tutto. Metto poi il pane che ho appena frullato in una padella, aggiungo un filo d'olio e lo faccio tostare qualche minuto. La mollica di pane si è tostata, questo possiamo già spegnere e togliere. E rimetto la mollica tostata all'interno di una ciotolina e la metto un attimo da parte. Queste sono invece 600 g di fettine, scegliete se di manzo o di suino, io sto usando del suino. E inizio a preparare il primo involtino. Metto una fetta di carne sul tagliere, la salo soltanto da una parte, la giro e su questo lato invece metto il condimento. Questa mollica, un pezzetto di scamorza affumicata, saranno 50 g in totale, poi ripiego un pochino i bordi verso l'interno così non uscirà fuori niente, un po' di condimento anche qui e inizio ad arrotolare. Questo intanto lo teniamo da parte. Ne preparo un altro. Il sale solo su un lato. Capovolgo e metto mollica. Pezzetto di scamorza. Ripiego verso l'interno e arrotolo. E vado avanti così fino a preparare tutti gli involtini. Ora prendo un involtino per volta, lo spennello con un po' d'olio su tutti i lati, lo passo nel pan grattato. E lo appoggio su un piatto. Quindi un po' d'olio. Una passata nel pan grattato. E appoggiamo qua. Ed eccoli tutti pronti. Posso iniziare ad assemblare gli involtini. Utilizzerò degli spiedini di legno. Prendo il primo involtino. Aggiungo un pezzo di peperone, una foglia di alloro e poi mezza salsiccia. Queste sono in totale 300 g di salsicce, divise a metà. Di nuovo un altro involtino, un altro pezzo di peperone, un'altra foglia di alloro e altra mezza.
mezza salsiccia. E il primo è pronto. Ne preparo un altro, quindi comincio di nuovo dall'involtino. Ed eccoli pronti, tutti e tre. Ho unto appena una teglia, ce li appoggio dentro. E ora taglierò qualche patata da mettere qua intorno. Queste sono 600 g di patate che ho già sbucciato, lavato e ora vado a fare a pezzi. E poi quello che mi è avanzato del peperone che ho utilizzato negli spiedini. Nella mia teglia non entreranno tante patate, quindi al massimo queste, ma voi se volete potete farne anche di più. Potete riempire tutta la teglia e farne anche un chilo. Facciamo a cubetti così. Taglio a pezzi piccoli anche il peperone. E raccolgo tutto in una ciotola. Le condisco con il sale e il pepe. Un po' di rosmarino e l'olio. Mescolo tutto e le metto accanto agli spiedini. E questi in forno a 200 gradi. Ed eccoli pronti. Alla fine li ho fatti cuocere in forno per circa un'ora. Ora tiro fuori un involtino e vi faccio vedere com'è dentro. Eccolo qua. Inizio preparando una classica pasta frolla. Questi sono 100 g di burro che ho messo ad ammorbidire. Aggiungo 120 g di zucchero e li lavoro con una forchetta. Li lavoro fino ad ottenere un composto di questo tipo. Aggiungo poi un uovo un pizzico di sale e una bustina di vanillina. Aggiungo poi 250 g di farina. Continuo a lavorare ancora un po' con la forchetta. Passo poi l'impasto sul piano e continuo a lavorare con le mani. La pasta frolla ha sempre questa caratteristica, che appena si inizia a impastare sembra secca, che si sbriciola, ma continuando ad impastare diventa morbida e manneabile. Perfetto. Schiaccio leggermente. Avvolgo ora il panetto di frolla nella pellicola e lo metto a riposare in frigorifero per almeno mezz'ora. Riprendo ora la frolla dal frigo e la stendo in una teglia per crostate da 24 cm che ho unto e infarinato. La stendo con le mani. Bene sulla base e rialzo bene anche i bordi laterali. Ho steso bene la pasta frolla, bucherello con una forchetta
copro con un foglio di carta forno e ricopro con dei legumi secchi. Nel mio caso ceci, vanno bene anche fagioli. E metto in forno a 180 gradi per circa 25 minuti. Eccola qui. Questo è il nostro guscio di frolla cotto. Ora lo lascio leggermente raffreddare. Ora tolgo la carta forno e i ceci. Distribuisco sulla base circa 250 g di marmellata di fragole. In un pentolino verso 200 ml di panna fresca o vegetale. E mi sposto ai fornelli. Faccio scaldare la panna. La panna è calda, non deve giungere a bollore. All'interno metto 4 g di colla di pesce in fogli. E la faccio sciogliere. La gelatina è ben sciolta e posso togliere la panna dal fuoco. E verso ora la panna all'interno del guscio. E questa la faccio ora raffreddare un pochino a temperatura ambiente. Quando sarà fredda la metterò in frigo per altre 3-4 ore, fino a quando la panna cotta non si sarà solidificata. Riprendo ora la crostata dal frigo. Sono passate diverse ore e la panna cotta si è solidificata. Ora decoro la crostata con delle fragole tagliate. E la nostra crostata con panna cotta e fragole è pronta. E ora ne tagliamo una fetta. E ora assaggiamo.